dopo la presentazione, che tecnicamente si chiama la fase sociale, prima fase, joining, si chiede qual è il problema secondo ognuno di loro, definizione del problema, seconda fase. Cioè dal punto di vista di ognuno di loro, qual è il problema, il motivo per cui no? Sono lì. Ognuno può esprimere liberamente il suo punto di vista riguardo al problema. E ci si focalizza soprattutto sul modo in cui interagiscono tra di loro. Infatti la regola diapositiva, la terza fase è l'interazione. Vedete? L'interazione, cioè come interagiscono. Perché molto spesso il problema è c'è qualcosa che non va nel modo di interagire tra di loro. Questo ci offre elementi sulle interazioni patologiche, tra virgolette, quindi sul significato del disagio, sulla sua funzione, che cosa significa il disagio, cosa vuole cambiare. Nel primo incontro, comunque all'inizio di ogni incontro, puoi spiegare. Si comincia ad accogliere, ad ascoltare il vissuto di ognuno, perché quando magari ognuno parla del suo vissuto, della sua vita familiare, professionale, anche dei suoi sentimenti. E si utilizza in questa fase l'approccio non direttivo di Rogers. Ecco perché, vedete, un caso italiano si basa su un approccio sistemico relazionale, ma anche integrato con l'approccio non direttivo di Rogers. Per favorire così l'emergere di paure, preoccupazioni, rabbia, incertezze, delusioni. Ora con questo approccio ognuno può esprimere il suo malessere, può dirlo, senza incorrere nel giudizio, per cui i membri della famiglia cominciano a dirsi, magari come non si sono mai aperti normalmente nel normale modo di interagire. Il counselor, con l'ascolto partecipativo, la riformulazione, voi ben conoscete, accoglie i contenuti e i sentimenti di ogni persona che parla e favorisce così un'ulteriore esplorazione. L'esperienza di ascolto facilita nella persona, come ben sapete, un processo di autocomprensione e di individuazione di nuove strategie comportamentali, nuove possibilità anche di interazione. Perché parlare del problema è un modo per fare chiarezza, sempre un modo per chiarirsi, quando si parla. Parlare e provare a definire, ma io direi proprio a ridefinire le situazioni problematiche. Molto spesso si pensa che sia in un certo modo, si hanno delle certezze, ma poi non è così. Bisogna vedere da un altro punto di vista per risolvere. Parlandone, la situazione problematica viene ridefinita. È un modo per introdurre un ordine in un vissuto interiore che appare spesso indefinito e caotico. C'è confusione molto spesso nelle persone. Stanno male, non sanno perché, non si sa perché. C'è solo malessere, tensione generale, magari sintomi che passano da una persona all'altra, dalla stessa famiglia. Ciò che non è detto, molto spesso non viene detto, nelle famiglie non si parla, non si parla in un certo livello di profondità, rimane implicito, indefinito ed accompagnato quasi sempre da un vissuto di emozionale, di confusione e di sgradevolezza. Ciò che viene invece esplicitato, anche i sentimenti, le cose importanti, e questo avviene, viene facilitato durante il colloquio di counseling, o durante un counseling familiare anche, diventa più chiaro ai singoli membri, no? E crea i presupposti per un cambiamento, per un progetto di cambiamento. Insomma, la persona viene aiutata nell'attivazione di un processo di cambiamento che vuole attuare, che non riesce ad attuare, che desidera compiere, ma rispetto alla quale non ha nessuna chiarezza sufficiente. C'è confusione, non è chiaro dove, in che direzione cambiare.
Ecco perché nel campo familiare ci mette ordine. C'è una ridefinizione del problema. Così viene facilitato il cambiamento poi delle interazioni del sistema, che lo stesso ripeto sono la base del disagio. E proprio questo accade proprio per l'aumento della consapevolezza che man mano si determina nei singoli membri. Cosa accade allora? Che succede che cambia tutto nella famiglia. Il modo di interagire tra loro si modifica. Perché il sistema da chiuso che era si è aperto ad un nuovo elemento e proprio perciò deve trovare un nuovo equilibrio. Quando il sistema è chiuso, no, si crea un certo equilibrio patologico, quello che è, ma rimane quello, non si modifica, non si può modificare. Quando c'è un nuovo elemento, si crea inizialmente uno squilibrio, ma un nuovo equilibrio. Naturalmente sempre in cambio, comincia a interagire con, no, con la famiglia che interagisce, tra, no, parlano tra di loro come al solito, come fanno normalmente, ma questa volta c'è un nuovo elemento, c'è il cancro che fa cambiare un po' la situazione. Sì, l'equilibrio cambia, i genitori non si comportano come prima, come normalmente, e c'è un altro elemento. Ecco che dice. C'è uno squilibrio, ma un nuovo equilibrio si raggiunge. Magari un figlio debole e fragile, grazie a questo nuovo elemento, riesce a dire le cose che non ha mai detto nel sistema chiuso, no? Fa delle richieste esplicitamente che non riusciva a fare, e riusciva a fare magari solo tramite il sintomo, tramite il disagio. Ecco il nuovo equilibrio. E quindi questo si ripercuote favorevolmente sul bambino, sulla cosiddetta vittima designata, perché c'è sempre, quando c'è sempre un membro della famiglia che soffre di più, la vittima designata, quello più debole, quello più fragile di solito, che poi non riesce a cambiare la situazione perché no, proprio per la sua debolezza non può cambiare tutto il sistema che è più forte. Quando è chiuso, è aperto la continuazione di anni. E ripeto, questo si ripercuote favorevolmente sul bambino. Il disagio perciò scompare. Perché non ha più senso. Intanto aveva senso perché, no? Era una richiesta di aiuto, da dove trova ascolto, la comprensione. Il disagio scompare. Ma perché ci sia un cambiamento stabile nel modo di interagire, cioè anche quando poi tornano a casa, è necessario che l'autoesplorazione e poi l'autocomprensione che avviene con delle sedute di counseling familiare o di terapia familiare determini una lettura diversa delle situazioni problematiche. Per esempio, un bambino oppositivo, capriccioso, che viene definito un bambino cattivo, ribelle, che veniva definito dai genitori cattivo, ribelle, trattato dal bambino cattivo, rileggendo la situazione nella seduta, viene ridefinito come un bambino bisognoso di attenzione e di affetto. Ora, questo è rileggere la situazione problematica. Rileggere la situazione problematica però significa che i genitori abbiano una certa flessibilità, siano in grado di vedere la situazione da un altro punto di vista. Per esempio, siano in grado di cogliere il fatto che il bambino positivo mette in atto questi comportamenti, non perché è cattivo, ma più delle volte per attirare l'attenzione dei genitori. Per esempio, osservando le interazioni durante la seduta, la stessa seduta di causa di familiare, si osserva magari di fronte all'oppositività del bambino, che magari si determina anche lì nella seduta, durante le interazioni tra di loro, i genitori prestano attenzione al bambino, sono sgridati. In questo modo che fa?
l'immagine negativa di sé che rinforza quella positività, perché il bambino, se non sgridato, comunque riceve le attenzioni. E quindi questo rinforza il comportamento positivo e rinforza il disagio del bambino. Si cronicizza la situazione. Ecco il sistema chiuso, non è escluso da soli. Dopo aver riletto in questo senso, quello che, senso che dicevo prima, la situazione, cioè che il bambino non è cattivo, ma ha bisogno di attenzione e di considerazione solamente, il genitore scopre che può individuare modi più efficaci per prestare attenzione al bambino. Per esempio, il padre ad apprezzarlo, aiutarlo quando si comporta bene. E così il bambino cessa di opporsi, perché ottiene attenzione anche altre situazioni. Cessa di fare i capricci, che non trova più di sani quando la sua linea sta, di cambio della determinazione è stata accolta. Ecco, cambiamento. È questo che lui va cercando attraverso il disagio, che cambia la interazione, ma finché il sistema è chiuso e rigido non cambierà mai. Ecco l'importanza della, no, dopo magari, l'importanza di aprire il sistema del counseling familiare. Qual è il ruolo del counseling in tutto ciò? Il valore soprattutto il comportamento del nuovo elemento del counseling, se un atteggiamento del counseling favoriscono. Questa ridefinizione della situazione problematica è solo questa ridefinizione che rende possibile il cambiamento. Il counselor crea semplicemente un set che facilita per quella persona e tutta la famiglia può attivare il processo di autocomprensione, di ridefinizione e di nuova progettualità.